siamo molto contenti perché la partita di stasera si preannunciava sicuramente molto complicata. Devo anche essere sincero, facevamo anche affidamento sulla nostra abitudine maggiore rispetto a loro a giocare queste partite con questi ritmi, e nonostante le premesse non erano probabilmente di una partita più combattuta, devo dire che siamo contenti così, aver vinto 3-0, essere arrivati tutti, credo, tutti alla nostra prima finale, che sarà, si preannuncia anche questa, una finale molto tranquilla, e però siamo contenti, ce la giocheremo e andiamo avanti. Questa sera nel riscaldamento Elena ha fatto riscaldamento con le compagne quasi per intero, visto che aveva una fascia e via dicendo. Era già utilizzabile in caso di estremo bisogno? Per quello che riguarda Elena, se ci fosse stata la necessità avrebbe giocato, però sappiamo sempre che è una ragazza che non si sta allenando e oggi ha provato, diciamo così, ha provato i colpi d'attacco. Però se il riscaldamento, come credo, è andato bene, vediamo in questi due giorni di continuare a farla allenare per renderla disponibile. E sarà dura considerando anche le prestazioni di Flo in questo momento. Sì, credo che a differenza della scorsa partita la battuta sia andata molto meglio, l'abbiamo messa in difficoltà in ricezione, ma al di là di questo abbiamo fatto un po' tutti i fondamentali bene. E sono orgogliosa della mia squadra, delle mie compagne, perché sapevamo che comunque era una partita da dentro o fuori, quindi entrare in campo con la giusta grinta, il giusto coraggio anche se vogliamo, per affrontare questa partita non era facile, e devo veramente ringraziare le mie compagne perché sono state bravissime. E so da poco che l'avversario sarà Villa, quindi sarà un derby molto caldo e una finale molto calda, quindi in bocca al lupo a tutti.